Sì, buonasera a tutti, possiamo incominciare con una considerazione sportiva, Salone del Libro, Batte Accademia 2-0. Continuiamo a perdere il derby, il che non è molto bello, devo dire, in sostanza, speriamo nel prossimo anno. Aggiungo però a piccola autodifesa che la data del 10 maggio fu scelta l'anno scorso, senza pensare assolutamente che c'entrava anche il Salone. Non so se qualcuno sperasse che il Salone del Libro passasse a Milano nel frattempo. Questo, devo dire, non ho i dati in proposito. Però la scelta fu dettata da un fatto che era quasi media proporzionale tra l'anniversario della nascita di Winckelmann, il 9 dicembre, e la morte a giugno a Trieste. Come avete trovato scritto da qualche parte, adesso io, in Germania dal 1840 il 9 dicembre è dedicato al giorno di Winckelmann. Ogni anno vengono organizzati convegni, incontri, possibilmente anche delle mostre piuttosto cospicue. Non so quest'anno dove sia stata fatta la mostra più grande, ma ce n'è una molto vicino a noi che vi consiglierei perché dura fino a giugno ed è a Chiasso, quindi devo dire subito dopo la porta di casa, anche se la zona non è proprio zona germanofona, ma in qualche modo si avvicina. Il discorso nacque allora pensando, allora si scartabellava in sostanza l'annuario per vedere gli anniversari. Siamo diventati bravissimi nel trovare gli anniversari. Non è ancora una forma di cultura, ma come subcultura, devo dire, è molto divertente. Intanto perché si dice, ma guarda quanta gente ha raggiunto il mondo dei più, e conferma che quello è dei più a tutti gli effetti. Ripeto, la scelta allora di centrare il discorso su quello che per Winckelmann è stato uno dei momenti decisivi, vale dire il suo vero inizio come studioso dell'antichità, che sono i pensieri sulla imitazione. Guardando con l'ottica di Winckelmann e cercando con un certo strabismo storiografico di vedere cosa c'era prima e cosa viene dopo, in sostanza ci siamo accorti che il discorso sull'imitazione è un discorso che resiste al tempo, parte da lontano, attraversa la cultura europea, l'attraversa anche attraverso catene di personaggi, nonni e nipoti. Faccio un caso clamoroso, lo storico greco Ernst Curtius, famoso anche in Italia perché la sua storia greca è stata tradotta da Löscher negli anni 70 dell'Ottocento. Bene, Ernst Curtius è il nonno di Ernest Robert Curtius. E il discorso di letteratura europea e medioevo latino è ancora in qualche modo giocato su questo grande snodo, modelli e riprese di modelli. Un discorso che nasce lontano. Io, se sapessi muovere questa diavoleria qui, potrei incominciare. Ecco. Di solito si incomincia con Omero. Devo dire, iniziare con Omero richiede una difficoltà. Bisognerebbe prima parlare di Platone e dei rapporti di Platone con l'imitatio, anzi con la mimesis della poesia. Però l'imitazione del mondo naturale dispone almeno di questi esempi. Li leggo in fretta. Poeta di Sparta, Alcmane, VII secolo a.C., Imitatio Nature è giocato su un frammento famoso, l'ho trovato in tutte le storie della letteratura greca, questi versi e la melodia Almane trovò congiungendo in linguaggio la voce delle pernici. Non vi dico quante storie si sono fatte sulla voce delle pernici. Vi assicuro che gli ornitologi ci dicono anche che le pernici hanno un cinguettio brutto. E uno dice, ma tanto è spartano, si sa che gli spartani con la poesia non avevano una grande propensione. L'unico momento in cui le pernici sono accettabili è quando sono in amore.
E tutto sommato dovremmo ricordarci che Almane è anche un poeta d'amore. E come tale, forse, chissà se a Sparta le pernici erano sovente innamorate, ma sta di fatto che Almane cita il primo esempio costruito, in sostanza, del modello naturalistico, quel modello naturalistico che Democrito conosceva molto bene. Vedete nel frammento di Democrito, beh, sempre Almane dice: io conosco tutti i moduli degli uccelli, quindi conferma che in qualche modo il canto degli uccelli è stato pronubo in sostanza alle attività canore e poetiche. Democrito dice: noi siamo discepoli del mondo naturale, abbiamo imparato dai ragni a tessere, da altri a costruire, dagli usignoli, abbiamo imparato il canto per imitazione, mimesei. Da questo punto l'imitazione non ci scompare più dall'orizzonte. Ricordo però questo bellissimo passo, io credo sia uno dei passi più belli della letteratura greca, dell'inno omerico ad Apollo, è la suite Delia. L'inno Apollo non sappiamo chi è il compositore, non sappiamo come hanno messo insieme. Sono le feste di Delo e le fanciulle di Delo sono famose per la grazia del loro canto, ma qui sono gli Ioni che, se qualcuno fosse presente alle loro feste, li crederebbe immortali. L'attività poetica e l'attività canora dunque in qualche modo fanno uscire dalla dimensione naturale e fanno salire al sopramondo, ma soprattutto gli ultimi versi. La cosa che rende incredibile, in sostanza, il canto delle fanciulle di Delo è l'imitazione di tutte le voci dei greci. Devo dire, non siamo mai riusciti a immaginare con precisione in che modo il canto delle fanciulle di Delo, accompagnato dalla danza, si intende, riuscissero a far sentire i vocalismi diversi di quelli che per noi sono i dialetti greci. Ma sta di fatto che, ripeto, questo passo è esemplare per la imitatio vocis humanae. Dicevo che da questo punto di vista il concetto di imitazione di mimesi, adesso chiedo subito scusa, dirò alternativamente mimesis e mimesi. Mimesi è con l'accento greco. Mimesi suona la parola italiana passata attraverso le forche caudine del latino. In sostanza la penultima è lunga, è un'eta, i latini l'hanno contata lunga e ci hanno consegnato mimesi, noi in italiano dovremmo dire mimesi. Poi, ognuno lo dica come pare, sicuramente il Signore lo perdonerà come perdonerà il sottoscritto. Dicevo che non lo perdiamo più di vista, e ovviamente è uno dei punti fondamentali della filosofia di Platone. Non ve la sto a ricordare nei singoli passaggi, nei singoli dettagli, mi fermo solo su due punti della Repubblica, che è già un punto alto e maturo della dottrina platonica. Nel terzo libro, tra la fine del secondo e il terzo libro, viene dichiarata la poesia come imitazione delle cose naturali, modello della natura, che sono copia delle cose di lassù, delle idee, e quindi la poesia, come la pittura, come la scultura, come tutte le arti, è copia di copia. Quindi lontana dal vero. Perseguire le immagini della poesia significa non risalire dal mondo di quaggiù al mondo delle idee. Quello è il compito di episteme, passare dal mondo dell'opinione, doxa, per arrivare al mondo delle idee, delle certezze assolute. I poeti non ce la fanno. E tant'è che Platone li caccerebbe dalla sua Repubblica, dal suo stato ideale. Il decimo libro della Repubblica contiene, e lo trovate appunto qui ricordato, e questa volta è Omero che viene preso in castagna come imitatore di imitazioni, in quanto ci rappresenta un guerriero, un calzolaio, un uomo di tutti i giorni, un pastore, senza lui avere le competenze dei medesimi e senza che il lettore, attraverso la silhouette data da Omero, raggiunga una conoscenza riguardante all'eroe, al calzolaio, al pastore e cose di questo genere.
Si direbbe che poi l'ultimo Platone perde, non dico perde la pazienza, ma affronta sia nel Timeo che nel Crizia il problema. Il mondo sensibile nel Timeo è mimesis paradigmatos, imitazione di un paradigma. Il linguaggio nel Crizia è addirittura tutto quello che viene detto da noi è mimesis kai apeikasia, imitazione e raffigurazione. Non si stupisce che l'allievo di Platone, Aristotele, ricavi da Platone l'impianto lessicale della questione. La cosa interessante è che lo capovolge e che lo rende positivo dal negativo, lo libera dalla ipoteca negativa. L'imitazione è una cosa positiva, è una via che porta a conoscenza. Ci sono tanti passi di Aristotele che si potrebbero tradurre, cito un passo famoso della Poetica, in cui l'attività mimetica viene presentata in questo modo: due sembrano essere le cause che hanno fatto nascere l'arte poetica, e tutte e due naturali. L'imitare è connaturato agli uomini, si impara da piccoli attraverso l'imitazione del mondo degli adulti. L'imitazione è motivo di piacere, quindi conoscenza e piacere, e non è. Insomma, bastava molto meno per rivalutare l'imitazione. Anche le parole, e non c'era da meravigliarsi, almeno per l'Aristotele degli ultimi libri della retorica o lo scolaro di Aristotele che scrive questi testi, anche le parole sono mimemata, sono forme imitative della realtà. Vado rapidamente alla fine di questa premessa. Il mondo greco dunque arriva a elaborare una duplice versione di imitazione, prevale poi quella positiva di Aristotele. Se ne impadroniscono i grammatici sono affamati di molte cose, soprattutto delle forme di comunicazione. Hanno imparato dagli autori antichi che si può essere anche imitatore di modelli poetici, che i poeti possono imitare i poeti. Torniamo un momentino ad Alcmane. Alcmane è l'eponimo di un verso particolare, il cosiddetto Alcmanio, una serie di quattro dattili. Nei quattro dattili possono stare benissimo le formule omeriche rappresentate dalle MFS, cioè dalla prima parte dell'esametro, che sono tre dattili e una lunga. Addirittura si è creato, per così dire, la forma metrica per accogliere le formule omeriche. Stesicoro, il fondatore, il costruttore dei cori, Tisia di Imera, era considerato omericotatos perché cantava l'epos sulla lira e quindi rappresentava i temi della grande tradizione epica attraverso il genere lirico. Poeti che imitano i poeti. Una volta che i grammatici si sono accorti di questo fatto, non hanno più tolto le zanne, diciamo così, da questo punto. Nasce in sostanza lo schema generale in cui è stata pensata l'attività letteraria greca in età ellenistica attraverso le forme letterarie che noi continuiamo a chiamare generi, i generi letterari, ta eide, e nasce lo schema eidografico, cioè vale dire lo schema che rappresenta il sistema delle lettere attraverso i generi letterari. Nei generi letterari, in cui possiamo trovare, Callimaco li chiamava pinache, squadri, Quintiliano li chiama ordines, Runkel li ha chiamati canoni, noi continuiamo a chiamare canoni, vale a dire l'elenco dei migliori rappresentanti di un genere, i legami sono di coppia-imitazione, modello-imitazione. Questo identifica un genere. Quando noi troviamo, e devo dire la cosa più, ci sono alcune pagine che sono divertenti, permettetemi di ricordarle. Questa, per esempio, di Dionigi di Alicarnasso. Scopriamo che anche le belle statuine possono servire nel discorso dell'imitazione. Per indicare il beneficio dell'imitazione di modelli positivi, narra questo mitos, questa favola.
un contadino di bruttezza orrenda, temendo di avere dei figli brutti come lui, e devo dire avevo una prima concezione in sostanza della tenuta genealogica, cosa fa? Circonda la moglie di belle immagini, di belle statuine, donne e uomini divini, e la costringe a guardare giorno e notte, quando si svegliava eccetera, apriva gli occhi e vedeva che nascono dei figli bellissimi. Dionigi dell'Alicarnasso si serve di questa favola per dire che l'imitazione è una bella cosa e che è una forma di energia, della, dell'attività poetica, quando un'anima reagisce alla bellezza che può contemplare. A Roma la letteratura greca arriva inventariata per generi e i generi continuano a operare. I modelli da imitare all'inizio sono quelli greci, poi sono quelli greci romani. Chiudo questa indicazione con una duplice indicazione, questa premessa con una duplice indicazione. Tutte le volte in cui sentite parlare di generi letterari state pur certi che da una parte inguattati ma ben presenti e robusti ci sono dei modelli, da un'altra parte esposti, anche se molto nervoluti, ci sono delle coppie che ricordano il modello e che magari lo migliorano. Come antologia, come la piccola antologia che vi propongo alla fine, ma la conoscete tutti, è ovviamente Orazio, la Grecia vinta introdusse le arti nel mondo del vincitore, Grecia captam ferum victorem cepit, e poi il verso più famoso che Winckelmann ben conosceva perché è in esergo della sua opera di cui parlerà il professor Torelli. Vos exemplaria greca nocturna versate mano, versate diurna. Tenete sempre in mano gli esemplari greci. Il Trattato del Sublime indica nella imitazione una delle cinque vie con cui si raggiunge il sublime. Cicerone nel De Invenzione, inizio del secondo libro, ci ricorda che il poeta Zeus, per rappresentare Elena, si fa portare le meglio fanciulle di Crotone e tutti pensavano che lui scegliesse la più bella. E invece lui sceglie, novello Frankenstein, le parti più belle di cinque fanciulle belle per ottenere la bellissima Elena, la più bella di tutte le donne, di tutte le mortali e anche un po' immortali. Chiudo con Quintiliano che nell'Estitizio Oratoria ovviamente ha un paragrafo forte sul De Imitazione, l'attacco è famoso, nessuno potrebbe mettere in dubbio che gran parte dell'arte consista nell'imitazione, perché se l'invenzione fu il primo e rimane il requisito più importante, è altrettanto utile imitare le scoperte migliori. Appunto in questo consiste la legge generale della vita, che noi stessi vogliamo fare quanto di buono approviamo negli altri. Vi faccio grazia della storia dell'imitazione da Quintiliano fino a Winckelmann. Tenete presente che passa attraverso degli snodi importantissimi, più famoso è la querelle des anciens et des modernes, dove le due schiere si contrappongono, da una parte Boileau per l'imitazione e dall'altra però per la modernità, in sostanza per la superiorità della modernità. In questo modo di corsa sono arrivato al Settecento ed è una fortuna per me perché posso cedere la parola al professor Mario Torelli che è in grado di procedere in modo ben più spedito e chiaro di quanto abbia fatto io.